CGIL, CISL e UIL propongono il nuovo patto per la salute e la sicurezza sul lavoro. 3.511 gli infortuni denunciati sul lavoro nei primi mesi del 2021, dati purtroppo in linea con il periodo prepandemico. 445 le denunce di malattie professionali, 4 i morti. Il nuovo patto è rivolto a istituzioni locali, enti di controllo, tavolo dell'imprenditoria, prefettura, candidati sindaco, affinché le varie richieste vengano presentate da tutto il territorio unito e sui temi divisori, terze parti possono fungere da intermediari. I primi aggiustamenti richiesti dal patto in poche settimane potrebbero diventare realtà con la compartecipazione di tutti. Noi dobbiamo fare aumentare e migliorare la cultura della sicurezza del lavoro, quindi prima ancora di parlare di contenuti dobbiamo parlare di un protocollo che noi proponiamo alla città per raccogliere il massimo delle adesioni possibili, e perché solo in questo modo potremo migliorare la sicurezza sul lavoro nel territorio di Ravenna. I punti fondamentali sono quelli di, li cito in ordine della nostra piattaforma: intanto dare valore e corpo all'osservatorio sulla legalità e sicurezza che è stato istituito presso la prefettura, che non può essere solo un elemento di verifica di quello che si sta facendo, ma deve essere anche un elemento di sprone a tutti i soggetti coinvolti per arrivare all'applicazione di quello che andremo a definire. Abbiamo necessità di pungolare, spronare, perché non lo possiamo fare noi a livello territoriale, quello che sono l'ampliamento degli organici degli enti preposti ai controlli, quindi parliamo di Ispettorato Territoriale di Lavoro, parliamo di INAIL per le competenze che ha, parliamo di servizi di prevenzione e protezione dell'ASL, quindi abbiamo tutta una serie di situazioni di carenze di organico che vanno risolte, perché noi non possiamo pensare di fare controlli e ispezioni con la metà degli ispettori che abbiamo. Tutte le aziende devono sapere che se non applicano la sicurezza avranno delle penalizzazioni, secondo noi, nella partecipazione di bandi e di gare in appalti, perché dobbiamo premiare le aziende virtuose e non quelle che invece non applicano la sicurezza. Noi dobbiamo implementare il concetto di addestramento e formazione dei lavoratori sul luogo di lavoro, e cosa sostenuta anche nel protocollo nazionale, ma che noi da tempo sosteniamo anche a livello locale, il fatto che dobbiamo sensibilizzare le nuove generazioni. Per Ravenna ieri è stata una giornata storica, cambierà il volto di Ravenna e soprattutto del porto, e quindi ci sarà da insistere sulla sicurezza sul lavoro, ma oltre al porto quali sono le criticità della provincia? Dove ci sono aziende in appalto, in subappalto, dove ci sono aziende che lavorano insieme, il tema della sicurezza è un qualcosa che va in conflitto, perché ci sono interferenze tra i lavoratori, è sempre difficile coniugarlo. Quindi noi chiediamo il rinnovo del protocollo sul porto, tenendo conto di questa mole di lavori immensa che ci sarà, dei lavori edili ma anche lavori di altre tipologie, e quindi è già in atto un confronto, ma noi chiediamo che si arrivi entro breve a una firma di appunto questo nuovo accordo. Oltre a questo siamo partiti da quelle che sono le criticità, che sono criticità generali ma che hanno delle particolarità in questa provincia. Considerando intanto la ripartenza, quando uno si ferma ha fretta di ripartire, soprattutto se ha perso del tempo, il Covid ci ha creato dei grossi problemi, secondo noi la fretta della ripartenza potrebbe portare a una scarsa attenzione rispetto al tema della sicurezza e quindi a infortuni e incidenti mortali. E quindi porto, ma anche altre situazioni complesse, i siti complessi come Marcegaglia, come il polo chimico, dove è necessario che i vari soggetti, RSPP ed RLS, lavorino tra di loro e si crei un sistema integrato per prevenire tutto quello che è legato agli infortuni e agli incidenti mortali. Altra problematica è quella del lavoro precario, perché dove c'è precariato, appalti ma anche altro, è chiaro che i lavoratori sono più ricattabili e quindi ci vuole un'attenzione particolare rispetto alla questione della sicurezza, e per questo è chiaramente necessario che ci siano anche più controlli. Il tema poi sono anche quelli dei controlli nei vari cantieri, nei posti di lavoro. Spesso gli enti preposti ai controlli ci dicono, ci comunicano che non hanno sufficienti risorse in termini di organici ma anche di strumentazione per effettuare questi controlli, che invece sono alla base sia della verifica dell'osservanza delle norme sia anche in tema di prevenzione, per collaborare con le aziende e le varie situazioni a creare questa cultura della prevenzione e della sicurezza che vorremmo in qualche modo incentivare con questo protocollo. Da questo punto di vista crediamo che da un lato vadano fatti tutti gli sforzi necessari per incrementare queste dotazioni
in termini di organici e di strutture degli enti preposti, quindi partire dall'INPS, dalla direzione del lavoro, la stessa ASL con il Dipartimento di Prevenzione, Salute e Sicurezza, quindi tutti questi enti, incremento degli organici, ma anche maggiore interazione tra loro per far sì che i controlli in tutte quelle situazioni, a partire da quelle più complesse come il porto, come i siti dove interagiscono più lavoratori, come le situazioni di appalti e subappalti, in tutte quelle situazioni ci possa essere un controllo mirato e che vede l'interazione di queste forze. Non possiamo però aspettare l'incremento di queste dotazioni, semplicemente dobbiamo quindi utilizzare al massimo ciò che abbiamo oggi disponibile, partendo da una pianificazione di controlli e di azioni di prevenzione che rispecchi le esigenze del territorio.